musicista dovrebbe essere in grado di cantare. Tu l'hai appena fatto. Molte volte c'è una roba africana, ma io non ho mai ascoltato niente del genere. Magari ha qualche origine. Uomo libri, uomo video, uomo tutorial. Vengo chiamato a mettere la batteria. Non esiste lì il turnista, non il turnista. Siamo corrotti dalla fase studio della musica occidentale. Il bisogno di non avere protezioni è una cosa che mi godo proprio a livello carnale. Molte melodie africane sono veramente quasi scritte nelle stelle. Spenta la luce, Vince. Sì, ho visto. Dai, mettiamo. Anche quando cantano gli africani. Questo modo di scrivere è così naturale. Naturale, sì. Così felice, sì. Così bello. A me è capitato, fra l'altro, di suonarci. Di suonarci, sì, certo. Immagino. Ho suonato nell'orchestra di Porta Palazzo, fatta di musicisti multistilistici, multietnici. La leader, che erano congolesi, c'erano proprio dei ritmi, anche delle melodie. Hanno questa naturalezza molto, molto gioviale. Quando suonano qualsiasi strumento, riescono tranquillamente a parlare. Per loro è una cosa unica, non è suonare e parlare. Vengono dal mondo delle percussioni abbinate, quindi, alla voce, quindi già quello, certo, è un altro approccio rispetto al nostro. Noi siamo purtroppo molto corrotti dalla fase studio della musica occidentale. Il fatto, sai cosa, è che non sei neanche portato a fare quel tipo di percorso. Una volta, quando tu ti avvicinavi all'arte, era una scoperta dopo l'altra. Siamo quelle coppette che usano i piattini, quelli cinesi. Senti che roba, cioè tu toccavi la tua chitarra, toccavi il tuo pianoforte. È una combo pazzesca, un po' meditativa, sì. Un po' tibetana. Sì, tibetana, esatto. Toccavi la tua tele, c'era un rapporto con la materia molto diretto. Per cui tu, scoperta dopo scoperta, facevi emergere un po' la tua essenza artistica. Questo è che ci sono anche le ragazze che ballano, sì. Le cose. Quello che facevi, magari cominciavi giustamente con piccole cose, che però evolvendosi a seconda della tua passione emerge l'artista che c'è dentro. Oggi non è più così, no. Questo percorso è uomo materia, ah, non c'è più, no. C'è uomo libri, uomo nozioni, uomo video, uomo tutorial. Penso che non sia neanche troppo colpa loro. Tutto l'esibizionismo che vedi in rete ha provocato un effetto emulazionistico. Non fai più tutti i passaggi artistici per arrivare poi dove in realtà la tua essenza ti porta. No, tu guardi quello, dici io voglio fare direttamente quella cosa lì, mm-hmm. E salti tutto il resto. Questo si ripercuote anche quando poi la buttiamo fuori quella roba sul palco. Non è che non lo suoni quella roba, ma suonarlo è l'ultimo step. Esatto, la fase artigianale, come l'hai chiamata tu, sì, sì. Rimane l'unica presente, ma poi non hai il senso di quello che fai. Certo, fare il reverse engineering di una cosa non significa essere padroni del concetto che ha portato alla cosa a venire fuori, ok? Replicare l'iPhone non significa essere Steve Jobs. Cioè io posso smontare questo, certo, telefono, tutte le sue componenti, capire come è fatto e riprodurlo uguale o comunque con delle varianti anche mie. Ma questo non vuol dire che io abbia sviluppato il concetto di iPhone. Posso anche replicare la Mona Lisa. Ma sì, non sono Leonardo. I copisti che facevano le copie dei quadri, sì, avevano una padronanza tecnica incredibile. Esatto, è la stessa cosa. Ma a livello artistico erano irrilevanti. Sì, probabilmente sono una persona completamente diversa. Lo stesso processo che avevo quando avevo 3-4 anni. Ah, wow, che bello questo. Ma questo, scusa, con il processo di scoperta, è fantastico, di curiosità. Se ci metti la tavola di legno sopra, diventa... È rimasto lo stesso nonostante ci sia YouTube, nonostante ci siano tutti i tool del mondo. Ah, sì, ho capito. Sì, ho capito. Sono delle campane, però questo è più, sì, intonato. Capito. Ma noi siamo ancora fortunati. Siamo arrivati ancora, sì, da un contesto culturale. Non è corrotto in partenza. Perché fa anche soldini, fa, sì, questo. Senti questa com'è? Mi porto dietro, no? Questa casetta, sempre con me, di curiosità infantile. Metti improvvisi, puoi usare questa combo. Cioè, è fantastico, no? Sì. Non è cambiato niente per me. Sì. Mi hai fatto scoprire una roba pazzesca. Anzi, cambiate in meglio, perché più divento vecchio, più divento consapevole, mi si aprono le porte. Ho sempre le orecchie molto aperte. Penso di vedere certi processi dell'arte, cioè, certo. Li leggo meglio. Sì. Voto la tavola del Kids Harmony con 100 euro. Questo è tuo, fratello. Beh, è bello, eh. Anche perché legno è. No, il problema è che non è mio.
Ah, certo. E di mio figlio. il gioco. Figo. Ma deve essere il gioco. Il gioco. Altrimenti è finita. E poi non vorrei mai togliere la possibilità di diventare un grande pianista. Beh, caspita. Ma forse qualche altra roba ce l'hai in giro. Sì, perché che poi non è neanche un pianista, diventa un kids armonista. Esatto. Un kids armonista, bravissimo. Lo studio dello strumento. Non lo definisco studio. Ma certo. L'atteggiamento, secondo me, sbagliato è quello del devo studiare. Si deve studiare. Devo trovare il metodo migliore per studiare. Quanto ore hai studiato? Esatto. Si sa che bisogna studiare questo. Esatto. Si sa che bisogna studiare quest'altro e non solo. Come bisogna studiarlo? Sì, bisogna studiarlo così, col metronomo, bisogna studiarlo la mattina e non la sera, pure entrambe i momenti. Poi ti devi mettere le cuffie, se no per proteggerti le orecchie. Io non lo so, io non studio. Gioco. Esatto. Io gioco. Ma certo, posso rimanere anche 8 ore a giocare con grande pazienza, con metodo, eh. Per me è un gioco. Smonto tutto, ricompongo tutto, poi lo rismonto di nuovo, come con le Lego. Sì, divento rosso, esatto. Più giallo. Poi giallo, blu, rosso. Giallo, blu, rosso in verticale. Giallo, blu, rosso in orizzontale. Giallo a metà. Poi c'è la pausa, non c'è più il giallo, cioè il rosso, però il giallo lo penso. Poi sistemi di 5 Lego. Sistemi di 4 Lego. Sistemi dove dichiaro una Lego, invece gli altri tre sono sottintesi. È studio? Sì, ma anche gioco. Ma è quello! E quando sono bravo in quel gioco lì, a quel punto scatta il vero gioco, cazzo, bellissimo. Adesso posso veramente giocare. Perché prima ero in fase, capito? Tu prima ti stavi creando il modello. Sì, mi stavo creando il modello. E dopodiché, quando hai fatto un modello che ti fa godere abbastanza, sì, allora poi ci giochi dentro. Esatto, poi ci gioco dentro. È bellissimo. Nascono i pezzi, bellissimo. Nascono le cose. Quando suoni queste robe qui, la cosa che ti viene più naturale fare è cominciare a giocare con la cosa. Sì, questo può essere tutto. Sì. Questa è una figata. Sì, questo è un effetto sonoro. Questo è un sample. Sì. Sample. Se tu lo sai usare. Trovami un altro modo di fare questo suono così stoppato, ma non ce la fai neanche con lo Steinway. C'è anche un po' quell'orchestra hit, quella lì. Sì, orchestra hit. Molte melodie africane che sentiamo sono veramente quasi scritte nelle stelle, cioè sì, sì. Sono scale maggiori, cioè sono quanto di più positivo e naturale un uomo possa produrre. Cantale,